Ed eccoci qua, amici di Billiard Channel, per darci la buonanotte fra un pochino insieme, per tenervi compagnia con un'altra partita di qualificazione. Siamo al Pala Carrara di Pistoia e questo è il 24esimo campionato del mondo 5 birilli. La partita che vi andiamo a proporre è ancora chiaramente una partita di qualificazione, che vede contrapposti un italiano veramente bravo, una prima categoria, che è riuscita a realizzare il sogno, quella di vincere le selezioni e poter giocare il momento, il sogno di una vita, la partecipazione al campionato mondiale. Adesso ve li presento, ma innanzitutto vi presento i nostri compagni di viaggio. Alla regia Mirko Bianchi, assistente di regia e cameraman in questo momento William Bardon, e qui con me a commentare il mio socio Stefano Gibertoni. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti. Non posso assolutamente essere al livello del tuo socio, che è già arrivato subito a riscattare la sua posizione. A riscattare la posizione. Sono molto contento che tu sia qui con me, Stefano. Stefano, CT della Nazionale, quindi segui anche i tuoi ragazzi, direttore tecnico della federazione e di questa splendida manifestazione. Il tuo impegno, guarda, insomma, ti devo fare i complimenti per questi giorni, perché sei stato... Non voglio contraddirti, ma qui l'impegno è proprio un impegno della federazione. Collettivo. Assolutamente, uno staff di prim'ordine. Devo anche dire, bisogna anche dire grazie alle istituzioni di Pistoia, perché veramente si sono prestate, ci hanno assistito, abbiamo collaborato insieme per realizzare l'allestimento del palazzetto e mettere gli atleti nelle migliori condizioni di poter fare le loro performance. Io veramente desidero dire grazie alla federazione, perché ha investito tanto su questo evento e lo sta facendo, penso io, nel migliore dei modi. Sì, anche perché effettivamente poi il risultato, e lo dico da amante di questo gioco, no? Del colpo d'occhio all'entrata qui del Pala Carrara, stamattina sinceramente, e insomma qualche gara l'ho già vista e commentata, ma stamattina soprattutto al momento degli inni, della presentazione delle squadre, stavo facendo delle foto dall'alto e sinceramente l'emozione c'era, perché è la giusta cornice, no? per il titolo iridato, che è veramente la cosa più importante per un atleta. Ti sentivo presentare i giocatori e parlare di questo atleta italiano, Maurizio Girondino. Devo dire che è proprio un sogno che si corona. Adesso sono passato vicino al biliardo televisivo mentre stavano provando e gli ho schiacciato l'occhio. Lui si è avvicinato quasi così a volere un po' di conforto per l'emozione, no? Sì, non ha avuto tra l'altro un esordio facile Maurizio, perché la prima partita gli è toccato niente poco di meno che Matteo Gualemi. Stamattina proprio il braccio non gli partiva, ha giocato un girone e praticamente ha accostato la palla alla terza sponda. Ah, perfetto. Non gli partiva proprio, ecco. Però adesso io mi sono avvicinato perché mi ha chiamato. Mi è piaciuto molto, perché leggere l'emozione negli occhi di un atleta è un privilegio, è bello, insomma, ti dà la sensazione, ti dà la dimensione di che cos'è lo sport. Eh sì, perché qui si arriva davvero per passione, per voglia di esserci, e perché no, per quanto riguarda Maurizio, sicuramente il coronamento, no, del sogno di una vita. Vediamo un po' chi è Maurizio Girondino. È un signorotto di classe 71, quindi di 48 anni. Coscritto. Io sono un po' più giovane. È un giovane, È una prima categoria, è tesserato a Formia presso il CSB Max Landis. E che dire, non fa assolutamente del biliardo la sua vita. Il biliardo per lui, anche nelle dichiarazioni che ci ha rilasciato per la sua scheda tecnica, è un hobby, ha due passioni enormi. La moglie Eloisa è una bellissima bimba di 5 anni e mezzo. È già basterebbe qua. Così. Siamo a posto. Si è già levato qualche soddisfazione. È stato nel 2016 campione regionale di seconda categoria, quindi è arrivata da lì la promozione.
L'anno, un paio d'anni dopo, è arrivato comunque nella prima categoria, primo nella classifica della selezione regionale del Lazio, e nel 2019 ha avuto addirittura un secondo posto nella prova di biathlon, che questo recita anche sulla sua consapevolezza anche della traiettoria delle biglie. Me ne hanno parlato, ho amici, tanti amici in campagna, perché spesso e volentieri sono stato a fare scuola lì, e me ne hanno parlato anche bene dal punto di vista della... Io non voglio correggerti mai, perché questo privilegio lo lascio al tuo socio, però da che so io il ragazzo è del Lazio. Della, sì, è, diciamo che scusa se mi sono permesso, è un ma po' al limite veramente, è Nicola che col gomito diceva fagliela pagare, fagliela pagare di tutte le angherie che mi fa a me, e allora mi sono permesso, Gianluca. No, cioè, no, hai fatto bene, è un fenomeno al commento, ma la geografia devo dire non è il mestiere. Avevo uno meno No, ho detto che Fome era in campagna, è al limite perché è vicinissimo alla provincia di Caserta. Vabbè, sto facendo un corso di arrampicata sugli specchi, ragazzi, abbiate pazienza. Comunque, se mi, veramente mi permetti 20 secondi, volevo ringraziare anche voi due, mi permetto, perché comincio a pensare che siete un po' come i bot. Cioè siete un investimento certo, sicuro. E devo dirti che siamo molto tranquilli, cioè sapervi qua al commento, ovviamente con la splendida professionalità di Mirko e del suo assistente William, insomma uno staff veramente di primo ordine, quindi grazie. Grazie a te per i complimenti. Diciamo che non ci avremmo scommesso nel 2015, quando è un po' nato tutto, no? Perché nel 2015 si era sempre in Italia, eravamo al Palacus a commentare con un microfono, un computer, una telecamerina. E se mi avessero raccontato tutto questo che possiamo vedere noi, no? Con questa... Voi siete partiti, io mi ricordo quando è partito, diciamo così, Fibis TV. Che oggi è Billiard Channel, esatto. Ci siamo presentati veramente con due cavalletti e due telecamere. Oggi dà un'impressione vedere tutto il set. Sembra la NASA. Eh? Sì. E lo dico con orgoglio, insomma, è un altro passo avanti della nostra federazione, che con i suoi tempi ovviamente piano piano riesce a fare un po' tutto. Anche perché Billiard Channel è il canale del biliardo, assolutamente, no? Sempre assolutamente. Più lo dovrà essere finché il pubblico, no? Fondamentalmente lo vorrà e ci vorrà gratificare, il sottoscritto, sì. Il mio splendido compagno di viaggio e anche oltre, noi saremo qua, sì, per la federazione. E vabbè, i complimenti glieli devo fare, ho capito, dai. Però tu gli fai complimenti e poi dopo lo riprendi per le mezze scelte, le cose, cioè abbi un po' di... No, ma sai i complimenti più belli quali sono? Quando glieli faccio a fine manifestazione, no? Che tutte le volte mi si commuove. È perché è un tenerone. È un tenerone, Nicola Biondi è il tenerone, lo chiameremo così d'ora in poi. Comunque, niente, concludo i miei 20 secondi, grazie e viva l'Italia, e in questo caso... Forza Girondino, tira fuori gli artigli, smetti di essere così contratto, e dai il meglio di te, vedrai che questo incontro si potrebbe anche portare a casa. Lascio al titolare della postazione che se lo merita. Ciao ragazzi. Grazie Stefano, grazie davvero. E allora, dopo aver avuto qui in nostra compagnia Stefano Gibertoni, eccolo qua il mio socio. Già mezzo emozionato. No, dai, riservo solo le lacrime per la finale. Okay. E abbiamo presentato Maurizio Girondino, vediamo invece chi è Peter De Buzz. Io lo conosco. De Buzz. O De Buzz. Si dice De Buzz. Buzz. Classe 1965, è di Roslare, che è un posto abbastanza conosciuto perché ci sono stati gli europei. Allora, è un giocatore davvero davvero forte come giochi di serie, soprattutto nel quadro, quindi quadro 47-1 e 47-2.
È davvero un giocatore della vecchia guardia, giocatore di tocco chiaramente, quindi con forze molto diverse. Si cimenta qui ai 5 birilli, dove diciamo ha sicuramente meno tradizione e meno esperienza. Senti, tra l'altro lui è stato seguito in questo ultimo periodo da Michele Cosci. Da Michele Cosci, infatti, sì. Arrivavo. E infatti Michele era qua al palazzetto e tra l'altro l'ho salutato, poi mi ha detto: guarda, fammi rimanere concentrato perché mi sta giocando De Bals, è venuto da me a scuola una settimana, che insomma è venuto anche a seguirlo. E insomma la mano di un maestro come Michele, insomma, su tante scelte, tante forze, insomma, già si vede, insomma. E dunque vediamo questo incontro che vede Girondino attardato per il momento, 14 a 31 il parziale per l'atleta belga. E tra l'altro, insomma, Girondino l'abbiamo conosciuto ieri e insomma ci aveva già detto che era emozionato oggi quando l'abbiamo visto vestito, l'abbiamo salutato vestito con la casacca della nazionale, insomma l'abbiamo visto ancora di più emozionato, come diceva Stefano, insomma speriamo che possa scrollarsi un po' di dosso questa tensione dovuta chiaramente all'emozione, perché insomma non capita tutti i giorni di indossare il gilet della nazionale italiana, quindi insomma è un po' un sogno che si avvera. Magari un giocatore che comincia a giocare a biliardo neanche se lo immagina di giocare per la nazionale. No. Sul calcio è un pochino più facile, perché il sogno di arrivare in nazionale, quando uno comincia a giocare a biliardo non ci pensa, magari no, sogna di vincere un campionato italiano, ma portare il gilet della nazionale magari non ce l'hai tanto no, in mente. Non ce l'hai tanto in mente. Adesso sicuramente questa formula del mondiale, questa formula open che prevede delle selezioni per i posti a completare il tabellone principale degli aventi diritto, sicuramente dà un po' più di possibilità. Fino a qualche anno fa, certo, assolutamente non c'era, si giocavano le selezioni, però si giocavano le selezioni, arrivavano dall'attività agonistica, sì, non dalle da classifiche. Una selezione, quindi se non eri un atleta di assoluto livello nazionale o professionista, non ti potevi neanche immaginare di poter giocare un mondiale. Insomma, questa formula ha lasciato aperto il sogno a tutti e Girondino è uno che ce l'ha fatta ad arrivare a giocarsi questo sogno. Infatti noi ieri gli abbiamo consigliato di divertirsi, di non giocare con grande patema d'animo, però da dirlo al farlo insomma ci corre un po'. Capisco il tremore, diciamo. Lo capisco, sì, anch'io. 31-24, traversino di Girondino che realizza 10 punti. Sfaccio di De Bas. Era in diretta? Dillo in diretta, Mirko. No, cioè il nostro regista ci comunicava che ci sono molti belgi collegati che stanno tifando chiaramente Peter De Bas. Ed è avanti nel primo set, ha fatto anche un altro bellissimo sfaccio da 8 punti, le ali del castello, e appoggia il pallino da 4, una forza ridotta che gli garantisce una bella difesa centrale. Girondino andrà, credo, in appoggio di 2. Inquadrato Fioravante Vecchione, prof di Nola, appartenente alla categoria dei nazionali, e anche lui è uno dei qualificati dalle selezioni di Milano, però chiaramente è una qualificazione che fa meno scalpore di quella di Girondino, lui che è attualmente vice campione europeo. Quindi già abituato a competizioni internazionali il prof. 39-27. De Bas andrà in accosto dalla lunga per realizzare un altro pallino da 3. Almeno così sembra orientato, lasciare le biglie in parallelo, e ci riesce.
3 punti che lo portano a 42 contro i 27 di Girondino. In finezza a scappar via con la sua per ottenere una difesa diagonale, anzi addirittura è stato proprio sul palino da tre, gli va a finire dietro, capolavoro di Girondino. Non era assolutamente facile questa steola perché il palino distava abbastanza dalla sponda corta, quindi era molto facile passarci anche dietro. E qui vediamo se qualcuno ha parlato su questa garuffa. Eh sì, questa è la classica garuffa dove si imposta la battuta circa al 45 dalla sponda lunga, e infatti l'ha anticipata. L'ha anticipata tanto, proprio che altro ha dato tantissimo effetto, che con questa entrata nella sponda fa venire praticamente un'uscita perpendicolare alla sponda corta, e ha anticipato troppo il punto di battuta sulla corta e ha concesso biglia libera De Bas. 4 punti a Girondino, che si è guadagnato con pieno merito questa biglia libera e l'occasione per addirittura sorpassare il suo avversario. Posizione di partenza è buona, deve giocare abbastanza rigido per tenere la biglia avversaria incandelata sul filotto. Un buon bottino, 11 punti. Ancora forse per Maurizio una steccata un po' scomposta, però il risultato c'è. E tra l'altro il rimpallo sul pallino gli fa ottenere una sorta di parificazione. C'è un pallino da 4 quasi scritto per il giocatore belga. Invece gioca il giro a scambiare i quadrati. Realizza 4 punti. Non era semplice da quadrare, era una posizione dove la forza andava diminuita e la difesa che si doveva ricercare era una difesa centrale. Sulla mezzeria longitudinale del tavolo. Raddrizzata per Girondino, sullo stretto il pallino che può essere... può deviarla gialla nei birilli. Attenzione, la prende scarsa, prende aiuto, il pallino, aiuto. Regala 10 punti a De Bas che ringrazia, si mette a 56 De Bas. E qui si è visto proprio nella meccanica che si è scomposto nettamente Maurizio Girondino. Peccato, adesso non stia giocando al proprio livello, anche perché la qualificazione a Milano se l'è guadagnata con pieno merito. Qualificazione sul campo. Esatto. Traversino per De Bas, che chiude il primo set 1-0 per l'atleta belga. E dopo il replay, pubblicità per noi. Eccoci ritornati in diretta, una partita, un primo set un po' strano. Chiedo al mio regista, allora sappiamo che Maurizio Girondino ha perso il primo incontro con Gualemi questa mattina, Peter De Base invece cosa ha fatto nel primo incontro, Mirko? Tanto regala 4 punti De Base su questo gancio. In apertura
è entrato troppo poco, ha realizzato i birilli con la vite avversaria, ma nel primo tiro chiaramente non sono validi. Qualora si realizzi dei punti, vanno direttamente all'avversario. Peter ha vinto contro Gonzalo 3-2. De Base ha vinto anche il primo incontro contro Gonzalo per 3-2. Il messicano. Giocatore messicano per 3-2. Non si salva su questo 2 a mo' di 3. Il laziale. Raddrizzata adesso per Peter De Base. Seconda e terza ad aprire. Perfetta questa palla, bravissimo. A incandelare di seconda. Insomma, una bella steccata, Gianluca, molto preciso sul filotto. Che gli vuoi di? Sì, ti dirò che adesso sto cercando di far memoria, mi sembra totalmente un altro giocatore di quello che abbiamo commentato, perché credo che l'abbiamo commentato a Lugano. A Lugano, sì. Sì, era in squadra con Gianluca Memmi. Con ma la è assolutamente, sembra che l'abbiano cambiato, è cresciuto tantissimo. Sponde biglia per Girondino sul largo, larghissimo del castello, non riesce a coprire. Ancora De Base. Giro. C'è il pallino? Sì, sa di sì. Ma no, anche un po' più, anche perché era proprio bella di girone questa, a spostarsi in buca di centro con la battente di palla quasi piena, non c'erano neanche grossi problemi di rimpallo, però un buon impatto col pallino che gli garantisce lo stesso una difesa centrale. Girondino dalla corta, buono il disimpegno. Costringerà De Base a un tiro di pallino da 4, no betting. La vede? In finezza, sì. Vabbè, sì, è un carambolista, quindi se vede palla non se ne parla nemmeno. Però guarda, se vede palla, questo pallino è scritto. Sì, che tra l'altro. Dici non la vede? Io. A vedere dalla frontale, secondo me la vede. Il pelo. Il pelo ci può arrivare anche dopo la corta, non è detto che arrivi direttamente a pallino. Il pallino è scritto, come tocca palla scarsa, sì. Il pallino si fa o dalla corta o dalla lunga. Però, Nico, io secondo me, guarda, mi dava questa sensazione, cioè la sensazione mi del fai vedere a quanto è passato dal birillo, Mirko? Perché secondo me ci è passato molto lontano da quel birillo. Dice che ne aveva? No, no, ci sta. Sì, c'è, sì, passato, sì, tipo, c'è passato tantissimo. Avanza. Passato a un centimetro, anzi questi sono 3 centimetri. Traversino di Girondino che non gli fa un gran male, però buona la conduzione delle biglie. 4 punti per lui. Sponde di calcio, scelta strana. Questa un po' curiosa, sì. È su una traiettoria marcata, se vogliamo, perché la differenza 30 da lì arriva a 27-28, appena più abbondante del 30, non sembra male questa. L'avevo vista partire questa. Hai visto De Base? Il problema di questo tre sponde sì, è questo qui. Che si lascia un angolo, arrivo pallino. No, più che altro il pallino diventa il problema. Sì, certo. Insomma, De Base per ora si sta comportando più che egregiamente. Si poteva fare molto peggio, sì, di così. Girondino. Sì, ha trovato il pallino, però con una forza
troppo importante. È molto molto contratto, lo vediamo anche contrariato. Vediamo se giocherà di una passata, arrivo pallino 3. Gioca di una passata, ma non riesce ad aprire, non riesce ad aprire la biglia. De Bas tiene una discreta copertura diagonale di parabola girondino, questa bricolla, questa è buona, è in apertura, vediamo se riesce a costruire un gioco di difesa per poter guadagnare qualche tiro frontale, che è la chiave che deve usare Maurizio per cercare di far suo, di recuperare il set e poi di cercare di far suo il match. Bricol, la gioca di misura De Bas. Tentativo riuscito per Girondino, quindi guadagnare una biglia libera. Ci dirà sicuramente l'acchito Girondino dal momento che la biglia è terminata in prossimità della buca e oltretutto in prossimità della buca c'è anche il pallino. E l'arbitro, il signor Pietro Pastorelli, posiziona all'acchito la biglia di De Bas. Vediamo se sceglie fuori mano per la posizione del pallino. Quindi Girondino a destro si mette dal lato sinistro, chiaramente da dove guarda lui. Motivo? Per avere un impatto controllato sul pallino, io non sono d'accordo, però si gioca con dalla parte dei destri, non lo prende il pallino, cioè per prendere il pallino devi tirare di colpi in testa e non basta lì. No, lo puoi, se tiri a battere lunga, se ti sostieni un po' di più puoi fare anche il pallino da 4, però la cosa drammatica è che te lo marchi. Se ti, appunto, ma se ci arrivi di colpo... Non ci sono cose drammatiche, intanto sono inquadrate... Eccole là, le nostre... La dottoressa Federica Ronchi con la sua assistente Valentina. Ci arrivi, se ci arrivi di colpo... Arrivi praticamente morto addosso al pallino. Sì, ma non devi convincere me. Ho capito. No, però lo puoi fare, se ti sostiene un po' di più, lo puoi fare. Certamente quello che non succede niente, l'unica cosa che succede è che ti segni 4 di più. Stridulo come la voce di una zitella inviperita. Proprio... Io non lo so. Ma mi stai cercando di convincere che io ho detto che anch'io avrei tirato di là? No, io l'avrei tirato dalla parte ma dove la tira un credo, destro. Non è? Eh? No, vabbè, la Kito è uno dei pochi tiri davanti che sai fare bene. Infatti. Va bene, guarda, c'è il libero Cipertone, gli ridò le cuffie e vado a casa. Eh? Non mi illudere, non mi illudere, Biondi. Bricolla per De Bas. Vediamo se si corregge rispetto a quella precedente. Direi proprio di sì. E arriva anche a una buona divisione. Dura, meno male, l'ultima telecronaca. Oggi? Per oggi, sì, sì. Sì, sì, già oggi sono arrivato un po' col fiato corto per fare l'ultima telecronaca insieme a te. Bravissimo. 4 punti per Girondino su questa tre sponde di calcio. Sembra essere rientrato in partita, soprattutto sembra aver preso un po' di fiducia. 29-22 Bricol adesso per De Bas.
Questa lunga sembra, non è. Sembra anche stretta di conseguenza. E traversino. Un'altra opportunità per Girondino. Non facilissimo questo traversino, eh? Non comodissimo. Ma si può giocare anche di a farsi buoni sia la corta che la lunga di tre corse, probabilmente. Chiaramente, se però la devi scarseggiare per i birilli. Sì, ma anche l'attacco non è stato sulla biglia, non è stato meraviglioso. Non è un attacco che ti permette di aprirla. Di aprirla, sì. Ti è stato molto schiaffeggiato. Sì. Giro per De Bas. Largo. Però conduce in diagonale le biglie, vediamo se lascerà qualcosa a Girondino. Mi sa niente. Tipo niente, tanto niente. Si abbassa Girondino per capire se può arrivare a toccare la biglia di sponda palla. Cercato la conclusione veloce su pallino De Bas, era un'opportunità di questa posizione. Sinceramente è una scelta che mi trova straordinariamente d'accordo, perché il pallino poteva inviarlo, fargli fare il fisso oppure far venire fuori un traversino alla biglia avversaria oppure un giro. È l'unico problema per De Bas, è che quel pallino non l'ha preso, quindi è venuto fuori un disegno maldestro delle biglie, ma sostanzialmente un progetto c'era. Vediamo se arrivano i birilli di striscio per Girondino. È un altro passaggio a vuoto per l'italiano. 29-22, un'altra occasione per De Bas, questa volta molto più nitida. Giocare questa raddrizzata. Solo due punti. Cioè Girondino che ha chiesto all'arbitro Pastorelli di pulire la biglia, quindi col posizionatore fermerà la biglia e la prenderà in mano, la pulirà e si manterrà la stessa posizione. Cinque punti di vantaggio per Girondino in questo secondo set, un match che si è fatto subito difficile, però pieni meriti di De Bas, che nel primo set ha fatto davvero delle belle conclusioni e con pieno merito si è aggiudicato il primo set dell'incontro. Ancora però Girondino lontano parente del giocatore che ha vinto le qualificazioni a Milano, vincendo molte partite per avere un posto qua al mondiale, nella fase finale del mondiale, qua nel palazzetto di Pistoia.
E ancora non una conclusione fortunata per l'italiano. 29-24, adesso di colpo in testa De Bassa. Preso rimpallo, ce lo dice la corsa della battente, oltretutto dell'avversaria che ha continuato a crescere la propria traiettoria. Due punti per De Base, adesso scomodità per Girondino, che deve alzare il ponticello per la presenza del pallino. E brucia questa volta il filotto Girondino. Un momento davvero difficile, sistema anche la sua biglia nella buca. Primo capolavoro, arriva al secondo set per Maurizio Girondino. 10 punti, 39-26 il parziale. Adesso il problema per De Base è di snidare questa biglia che è molto vicina all'angolo, quindi uscire senza un doppio tocco. Ci riesce molto bene e riesce anche a realizzare il pallino da 4, capolavoro in risposta di De Base. Una bellissima uscita del belga. Garuffa sullo stretto, l'appoggia al pallino da 4 per Girondino, che deve aumentare necessariamente la forza perché pallino da 4 stopperà subito la sua biglia, ma attenzione, prende prima il pallino da troppo effetto. Erroraccio ancora per Riondino. Preso nettamente prima il pallino, attentissimo l'arbitro Pastorelli. De Base ringrazia, biglia libera, meno 5 e diventa un più 3. De Base, 8. 42-39. E adesso devono tenere necessariamente i nervi a Girondino, perché situazione davvero difficile. Due punti sono e tali rimarranno. Speranza per Girondino che la gialla arrivi fino all'angolo per poter sfruttare la posizione del pallino, ma una partita, una steccata pulita anche questa volta a Maurizio. De Base. Filotto di seconda e terza, sembrerebbe impostarlo dalla biglia grossa. Alla fine ha preso la via di mezzo tra la sventaglina e il filotto di seconda e terza. Sponda palla per Girondino, che si prende un buon birillo. Due punti, si riporta avanti seppur di strettissima misura. Difesa diagonale, dovrà alzare leggermente il calcio della stecca per arrivarci di due, oppure se si accontenterà di prenderla subito dopo la corta può tenere anche la stecca bassa come sta facendo. Tira il gancio, anzi addirittura ce l'aveva anche a stecca bassa, però secondo me farla più stretta di così era davvero difficile. Passato molto vicino al birillo per guadagnarsi una conclusione a birilli, forse avrebbe dovuto alzare. Giro a rimanere sulla lunga per Girondino, che anche in questo caso si sposta notevolmente. Opportunità di giro anche per De Base.
questa volta un giro da andare al centro. E bravissimo De Base, si porta a casa il rosso, 6 punti. E si mette praticamente per primo quasi lui in chiusura. Girondino si china, ma non vede palla, deve andare di mezza garuffa. Un pallino abbastanza invitante anche sullo stretto. Al volo di due. De Base, attenzione, sfumatura fortunata per il belga che intercetta la palla all'interno. Poteva finire rovinosamente a bere, così non è stato. Giro, ma tutto da ricavare, questo per Girondino. Accetta la palla piena, un ottimo giro, 4 punti per lui. Ma vede palla il belga, batte a 48. Perde completamente il controllo delle biglie, attenzione, finisce a bere, concede 4 punti all'italiano. 51 per Girondino adesso, 51-48. E qui deve stare attento, ponderare bene questa situazione un po' ibrida Maurizio. Sembra orientato per la raddrizzata. Due punti, vediamo se riesce a evitare il rimpallo. Lo evita. La chiave sarà la forza della palla gialla. Ed è buona. Sì, infatti è la prima conclusione che Girondino tira forte senza scomporsi e il risultato è stato molto molto differente rispetto alle altre. De Base adesso... non ci pensa molto, ci mette sì. Sotto la stecca e tira, proverà un tutto per tutto probabilmente. Anche se sono 12 punti che lo separano dalla chiusura del set. Viene fuori uno striscio di seconda dal centro della corta, non difende, realizza 4 punti, si porta a 52, ma nitida questa opportunità per l'atleta italiano. Primo set point per Girondino. Bel respiro fatto da Maurizio, si è visto anche dall'inquadratura che lo ritraeva di spalle. E anche qua si è scomposto un'altra volta Maurizio. Però tutto sommato una buona conduzione delle biglie considerando anche il punteggio dell'avversario. Vedete come si è spostato tantissimo verso sinistra. Si quasi a volercela portare con il corpo verso i birilli. E qui l'impatto sul pallino sarà determinante. È un impatto perfetto sul pallino che ha aggiustato tutto. È un segnale mica da poco Gianluca. Però se riesce a entrare al massimo può fare i birilli o il pallino da 4. Di 2 dici?
No, a entrare dalla lunga, ma non so quanta possibilità abbia di battuta, ma non penso, no. Però. Prima 4, no. Dalla scarsa lo fa dalla corta il pallino a 4. Ah, volessi farlo entrare troppo? Eh sì, perché si fa E come buoni. No, fa a entrare troppo? non lo so, dipende se ha la battuta. Ma guarda che Secondo lambendo il birillo. me lo può fare da 3 entrando un po' di più, quindi facendo un giro super strettissimo. Ah, ma gli mancano, Gli scusa, mancano scusa, 3 no, gli punti. mancano 3 punti, ho ragionato per il 4, allora sì, aia. Ecco, così No, entrando meno di ma non così. ha questa forza. Meno male per lui che le biglie rimpallando si sono allineate. Sì, però l'angolo è il 4 nel tutto per tutto ce l'ha di base, eh? Non è che non abbia niente. Considerando che Qui ha un. l'impatto col pallino, insomma, è che fai, rinuncia a questo impatto sul pallino. Considerando che è un carambolista, dovrebbe essere un pallino quasi scontato. Sì, ora non è vicino a Non è vicino a sponda, sì che sponda, quindi. può passargli anche dietro. Essendo totalmente ignorante di carambola, non so se può, per un carambolista può essere in una posizione fissa, tra virgolette, in un loro disegno o se è realmente in mezzo al Sì, mare. Sai, certo. loro hanno delle posizioni. Va di calcio, de base. Cercare il rosso e basta. Potrebbe tirarla anche forte Forte, beh questa. sì, se vai di Difende 2, calcio. 3, 5 se fa Cioè, il 2. esatto. Il 2 alto. Ma piano ha una sorta di suicidio. Andiamo a vedere se l'attacca. Ma chiaramente il tiro era forte, Forte così. sì. Sì, potrebbe. Non l'avevamo valutata. Vediamo se riesce a guadagnare questi 3 punti che lo separano dal Bastano le 7. ali del castello, sporziona, la prende troppo scarsa, questa non rientrerà verso filotto. E 2 punti. Questa è nevrosi, eh. Eh sì, anche perché andava fatto l'altro errore, cioè prenderla grossa e farla crescere, non di sicuro prenderla scarsa. Tutto sommato poteva essere brutta anche lì, ma è una condizione dove se sei mediamente tranquillo chiudi, se sei proprio in una situazione dove non stai nemmeno vedendo il tiro, perché qui Girondino non sta nemmeno vedendo De dove sta base, tirando. 2 2 punti, punti. mamma mia. Quel birillo che è andato a toccare l'altro per qualche secondo, Girondino non ha respirato. 59 pari. Sai che tutto sommato non si è messo malissimo. Sì, anche se preferirei essere quello che batte ora, Sì, perché non è detto decisamente. di ribattere. Vediamo se tira Un un. giro e pallino da 4, tutti Sì. i riflettivi. Il pallino da 4 c'è. E E anche. chiude Mamma mia! Girondino, quel pallino lì l'ha preso, ha aperto le braccia alla battente. Eh sì, è stato davvero che poi ha sfiorato anche il castello, sarebbe stata una doppia beffa, se non avesse realizzato quel pallino. Eh sì, lo ha preso per le orecchie, pubblicità per noi. Intanto sembra che i giocatori abbiano chiesto una pausa e in pausa audio, se sentiamo il nostro regista. Andiamo in pausa audio anche noi, Mirko, andiamo un po' di spot, E anzi, allora un mandiamo po' di gli highlights. highlights.
con un po' di patema d'animo siamo ritornati, patema d'animo, un po' di nazionalismo per il nostro Maurizio Girondino, che riesce a far suo un set drammatico alla bella, 59 pari. Comunque vadano i nostri complimenti a Peter De Basso, perché sta giocando un buon biliardo veramente, e non sto parlando a caso. Guardate come si presenta all'inizio di questo terzo set con una splendida garuffa da 8 punti. Però c'è subito la possibilità per l'italiano di rimettersi sotto. Vediamo se questa pausa l'ha un po' rigenerato mentalmente. Questa pausa è la vittoria del secondo set. Gioca sul 2 esterno per poi rientrare. 3-2-5 per lui. Un discreto bottino, non difende, anche se questo sfaccio è tutto da guadagnare per il belga. Vediamo se gioca lo sfaccio o la stretta addirittura. Sembra orientato per la stretta. Rimpalla pieno e qui concede 6 punti a Girondino, ma all'inizio il rimpallo gli aveva addirittura procacciato 10 punti validi. Sospiro di sollievo per l'italiano, che ha questa raddrizzata a sua disposizione. Due punti, rimpallo di terza passata. Fino a questo momento non un match eccezionale, effettivamente, dove è la tensione a farla da padrona. Traversino per De Bas, che taglia troppo, non realizza nessun punto e non difende, e paga il traversino. Traversino comodo, due passate e mezzo senza effetto. 8 punti ci sono. È tutto sommato, anche se non proprio ortodossa, una discreta rimanenza che De Bas attaccherà con una bricolla sullo stretto. Da guadagnare, comunque insidiosa sul biliardo nuovo. Invece no, sta puntando, quindi vede biglia addirittura. Sta puntando di colpo sotto e leggero effetto contro, quindi giocherà il giro di passaggio. La vedeva addirittura troppo. Non realizza gancio a favore di Girondino o qualcosa dalla lunga. Mi sembra il gancio una strada abbastanza percorribile. Orientato in questo senso, Maurizio è andato a vedere la distanza della palla avversaria dalla sponda. Un gancio anche con un pallino su un'entrata abbondante. È tutto secondo copione, anche una buona conduzione della biglia battente preclude l'ingresso a De Bas di sponda. De Bas cerca un ingresso che praticamente non esisteva, non difende. Biglie allineate quasi con l'angolo, vede un po' di sponda corta Girondino, giro di passaggio per lui probabilmente. Questo è steccato bene, vediamo se si allarga verso il castello. E finalmente una bellissima esecuzione dell'italiano. 10 punti per lui.
vedete correre nel replay il bel giro di Girondino e bricolla per De Bas. C'è Mirko Bianchi che tutte le volte che dico giro e Girondino si mette a ridere, perché effettivamente sembra un po' uno scioglilingua. No, in realtà era un po' per i commenti che hanno fatto in chat. Quindi... Vabbè, ma è un commento simpatico, sì, chiaramente. Sì, commenti simpatici sempre, certo. Ad ogni modo, tra tanti esperti di biliardo, scommetto che nessuno sa rispondermi. Chi giocò i tiri di Villaggio contro Catellani? Sappiamo che tra Lotti e Nuti fu Cifalà, ma chi per Fantozzi? Biagini? Questa non la so. Passo. Anch'io. Non ne ho la minima idea, sinceramente. Erano tiri tanto difficili, no? No, non erano tiri, erano tiri che diventavano difficili con la spiegazione, tipo doppio filotto reale, ritornato, carpiato. Però mi sembra che... Era un calcio di 5 sponde, una bricolla di quasi di mezzo effetto. Però mi sembra di ricordare, e vado completamente a memoria, che staccavano l'immagine. Sì, sì, sì. Cioè non, si vedeva non solo... Non c'era presa diretta. Non c'era tutto il tiro, mi sembra che il tiro partisse, ma poi dopo cambiavano l'immagine e facevano vedere sì. Solo la parte finale, sicché non credo facendo così che avessero bisogno di giocatori straordinari. Esatto. Erano tutti tiri di sponda, a parte l'ultimo tiro, il triplo fiotto reale. Con 16 punti, mi sembra. Sì, erano un paio di calci di 5 sponde, se non sbaglio. È un rinterzo, una bricolla con solo il rosso, che allora valeva 5 punti. Non la vede? Qual è dato? Pino Caristi e Gentil Consorte. Ah no, non è la consorte di... No. Siamo aver fatto un incidente diplomatico sì, enorme. No, chiaramente non lo sapevo. Il suggerimento è venuto fuori da Mirko Bianchi, ma... E intanto guardate, incidente diplomatico a parte, guardate De Basque, cosa sembra tira poco. Fuori. Ti sembra poco questo incidente diplomatico? Se domani non sentirete i commentatori, è perché... Sono stati fucilati fuori dal Palacarrara. Simpatico Mirko Bianchi quando arriva. Sì, sì, dopo le 22 Mirko Bianchi è totalmente fuori controllo. Vediamo se riesco a tracciare questa linea inutile perché va già dalla sponda lunga, non la traccio. Due a mo' di tre per De Bas. E qui per Girondino. Nitida opportunità per Maurizio Girondino. Per De Bas. Per De Bas, per accorciare, scusate, lo svantaggio. 38 a 16 il parziale in favore dell'italiano in questo momento. Sei punti. Tutto sommato, insomma, mantiene il parziale aperto De base. 8 punti al tiro precedente.
l'olandese volante è Giovanni Carbonin, se non sbaglio, nei commenti. Che ci ha suggerito che la signora che era accanto a Caristri è la moglie di... Caristi. È la moglie di De Bas. Uno striscio ancora non preciso per Girondino, angolo di prima forte probabilmente per De Bas. Allora, ha giocato in mezzo colpo. Qua deve sperare nella difesa di Pallino, che non c'è. Qua vediamo se andrà di gancio, sembra il posto ci sia, ma non ci pensa neanche lontanamente, va a battere lo sfaccio. Il gancio, qualora ci fosse stato, sarebbe stata una conclusione molto... E che sfaccio Girondino! Molto più conservativa, però sicuramente uno sfaccio giocato così è molto più proficuo. Questo è ben giocato, eh? Sì. Aumentato la forza, ha aumentato l'effetto, diminuito la forza, ha tenuto anche... No, nulla difesa, perché sembra puntare qualcosa De Bas. Con quell'effetto... Anche il pallino... No, pallino da 4, eh? Sì, pallino da 4. Qui il vecchio carambolista è venuto fuori. Che è lui, è venuto fuori. Girondino 48-22. La conclusione è molto simile alla precedente. L'angolazione è più o meno la stessa. Bisogna vedere da che parte taglia meglio Maurizio. A sinistra ha tagliato benissimo. Vediamo se taglia meglio a destra, se taglia bene anche a destra. Ma taglia bene a tutte e due, bravo. È una bella iniezione di fiducia per Girondino anche per la partita successiva questa. Sei d'accordo? Sì, sì. Serve anche per scrollarsi un po' di dosso questa tensione. De Bas, stecca alta, tutto biliardo. Due punti, la steccata era valida. Non è partito il leggero effetto a sinistra che avrebbe permesso alla palla bianca di incandelarsi sulla mezz'area longitudinale, però. Mancano però solo 4 punti a Girondino per aggiudicarsi questo terzo set e rimettere definitivamente la macchina in strada. Decide di andare al volo saggiamente. Magari anche con un po' meno effetto, Maurizio. Sì, o meno o più. Però questa arriva, eh? Dopo aver rischiato di berlo quel birillo, lo realizza. Sai che c'è quel 2 esterno che può dargli anche una mano. No, non ha difeso comunque dalla camera frontale, si vede bene, quindi sfaccio a disposizione del belga. Lo gioca di una passata nel disperato tentativo di realizzare e difendere. Tanto sono terminate tutte le partite sugli altri tavoli, l'unica partita che è rimasta per questa prima giornata del 24esimo mondiale qui dal Pala Carrara di Pistoia. Chiediamo al nostro William di fare una panoramica dei tavoli. Sfaccio intanto per De Bas, che perde il controllo della palla battente, realizza comunque... Però, 12. Però, vediamo dove terminano. Un angolo, eccola qua, i tavoli. C'è su cui anche si sta il capanno di Franz, da dove sì. Di Bravo. Solito fa le fotografie. Bel colpo d'occhio. Sì, a parte le battute, sì.
è aperta per gli spettatori solo la tribuna di sinistra da questa telecamera, però insomma una gradinata davvero. Sono un po'. Sì, no, chiude pieno. Girondino, mi ha salvato. Sì. Senza replay in pubblicità. Pubblicità. This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. Oh, e con il mio socio in preda a un attacco di che cosa? Poi ti faccio fare gli esercizi. Poi eri tu che dicevi a me no, ma devi parlare con il diaframma, ti consoli la voce. Sono proprio fuso oggi, posso dirlo? Sì, sì. Non è che servisse la didascalia. Partenza di De Buzz, ma subito un'opportunità probabilmente di gancio per Girondino, che sembra finalmente essersi sciolto. Sì, sicuramente più ordinato del primo set. E bricolla per De Buzz, un'uscita piuttosto semplice. L'altezza del primo diamante della sponda lunga e quindi della corta come battuta. Scivola lungo. Penso veda il giro. Ma non è brutto neanche lo striscio qua. Dici che era il massimo? Poteva vedere? Ma secondo me vedeva il giro, però ha deciso per una giro brutto, delle due lì lo striscio con il pallino che allargava tanto lo specchio, però questa me, non è mai sì, mal giocato. Sì, ha deciso di non forzare, soprattutto a inizio set, non prendersi rischi per poter poi concedere un'occasione facile a De Buzz, insomma. Poi secondo me vorrà impostare un po' di più la partita sulla schermaglia. Sì, ma poi su un gioco corto, insomma, mettere fuori schema magari il suo avversario, che è un po' più abituato per quelle poche ore che magari ha giocato nella sua carriera biliardistica a 5 birilli sul gioco, lo vuol cercare di mettere sul gioco corto. Trasponde di calcio per Girondino. Questa mi sembra un po' stretta. Sì. Lui l'ha battuta proprio perché aveva paura di andare via largo. Si è proprio vista l'intenzione di volerla far chiudere di steccata. E probabilmente pensava ad una reazione del tavolo nuovo. Volevo complimentarmi con Biondi Nascimento per la telecronaca tecnicamente impeccabile, insomma. A parte qualche svarione dovuto sinceramente alla da quant'è che commentiamo 12 ore, insomma, alla fine. Eh sì, oggi è un po' una giornata lunghissima. È una maratona, la Vasaloppet del biliardo. Comunque ti ringraziamo, assolutamente, troppo gentile. Sempre graditissimi. Certo che De Buzz non sfrutta al meglio la biglia libera, decide di giocare di una passata, ma la vecchia passatina, ma io sono un affezionato della passatina, secondo me tornerà di moda. Ma ce l'abbiamo nel contratto di doverlo sopportare, Mirko Bianchi. Raddrizzata per sì, ma è da una scettura in poi che diventa, sì, pericoloso. Sì, sì, sì.
che nelle prime ore della giornata ancora l'adrenalina del montaggio, smontaggio e tutto. Adesso che sa che deve smontare poi domenica notte, si sta abbastanza rilassando, capito? Io parto prima, come lo vedo che comincia. Successo a volte in tempi non sospetti che stava smontando il biliardo e l'attrezzatura a partita in corso. Sfaccio per Girondino, questo non è semplice, provare di seconda, bravissimo, bravissimo. 8 punti per Girondino. Sì, una buona esecuzione davvero questa, non prevedeva difesa, però... Visto l'impostazione della partita che è piuttosto sui nervi, già la realizzazione è nota positiva anche in difetto di difesa. Sponde biglia di De Base. Non difende. Vediamo se ha aggiustato la mira. E lascia andare questo striscione. Che diventa poi un sette sponde, ma non ha la non forza, ha la forza di arrivare. Per arrivare al pallino, sì. Non vorrei che Girondino in tensione gli venisse il braccio come a una persona di mia conoscenza. Che incomincia con la N e finisce per Ashin bene. Bravo, proprio lui. Proprio lui. Di 10 lettere. Di 10 lettere. Non sapevo neanche che avevo il cognome di 10 lettere. Le hai ricontate mentalmente? Insomma, tu nasci 5 più. Stavo pensando a mia figlia grande che si chiama Benedetta Alice. Quando firma gli ci vuole un quarto d'ora. Sì. Bello di una bambina di 10 anni dire mia figlia grande, proprio ormai. No, guarda là, il giocatore più cresciuto d'Italia. Fabio Mura, grande Fabio. Grande Fabietto. E bravo anche Girondino su questo 12, grazie mille. L'intervista più bella della mia vita l'ho fatta a Fabio Mura. Sì, quando ti ha detto che era cresciuto. Insomma, Fabio... Fabietto... Non fa dell'altezza una delle sue doti, diciamo così. Però gli facciamo anche i complimenti per come bravo. Si è comportato. Sì, sì, Sanremo ha fatto una grande prova. Bravo, gioca bene, colpisce bene, si è affinato molto, devono fare tanti sacrifici. Guarda un po' che risposta di De Base. Guarda, 12 anche per De Base, botta e risposta. Questo non era proprio banalissimo. Hai capito, Peter? Vediamo se qua Girondino cercherà anche il pallino da 4, diminuendo la forza. È un po' un complicarsela. No, gioca... È il terzo 12 di fila. Vabbè, 36 punti in 3 steccate. Questo può essere un piccolo record. No, io 3 strike consecutivi non l'avevo mai visti, a memoria non l'avevo mai visti. Li avevi mai fatti? Neanche in un anno. Però una volta ho fatto 112. È venuto giù un temporale incredibile. Io li feci in una prova della Biliardo Pro, quando il Super Strike valeva la partita. E hai vinto sul colpo? Sul colpo. 100. Ma stavi già vincendo, sicuramente stavi perdendo 3-0. No, non era una partita sola, no. Stavo vincendo, però ho vinto sul colpo. Beh, ma sul tiro un po' più ragionevole da fare il Super Strike, che era il centro, non era 112,
bastava fare tutti i birilli però su un traversino, sai, quelli da portare di effetto. Quando ho preso subito l'80 poi ho fatto gli altri 20 di trasportino, diciamo. Ma ci ho tirato di intenzione. No. Qua non ho capito l'intenzione di Girondino invece. Forse un angolo e pallino, ma è andato contro effetto. Ho praticamente puntato questo filotto. Socio, oggi ti stanno prendendo un po' di mira. Sì, mi stanno prendendo di mira con le interviste, con l'inglese. Cioè, io domani non lo so se vengo, forse rimango a casa. Ti dai malà. Sì, sì, dal momento che no, no, non sto a Pistoia fisso, ma faccio avanti e indietro. Ci sta che domani, se non mi vedi arrivare, socio. Come farei senza di te? Sì. Garuffa di Girondino. Immagino. Dovresti lavorare il doppio, per questo che mi tieni, mi curi. No, non lavorerei con la stessa verve. Sì, sì, certo. Girondino non si salva neanche sulla garuffa. Angolo a disposizione di Peter De Bas. Qui un grammo di meno. Eh sì, avrebbe fatto 8 anche in questo caso. Traversione pallino da 4 per Girondino. Questa è una strada quasi naturale, se se la sente, però non penso possa esimersi da questa esecuzione. Un obiettivo raggiunto. Buona la forza. ...38-27... parziale a favore dell'italiano. De Bas, striscio di calcio sullo stretto il 4, praticamente assicurato. Però doveva aumentare questa forza. Doveva aumentarla meno di un biliardo la forza. Giro e pallino da 4 per Girondino. Colpo sotto, effetto a sinistra. Il 4 può anche entrare nei birilli. Ancora inerzia data dall'effetto. È bella questa forza, bravo. Bravissimo. Era questa la forza da dare, una forza contenuta per avere un impatto abbastanza controllato sul pallino. 48-31, siamo alle ultime battute finali di questo quarto set. Raddrizzata per De Bas. 4 punti per lui. Vediamo se scambia da rimpallo, non scambia da rimpallo. Giro per il laziale che, stando sul largo, potrebbe sfruttare anche l'impatto con il pallino. Non la pensa così. Come me. Mi dispiace Maurizio, ma se non la pensi così la pensi male, perché quel pallino lì secondo me era grande più o meno come una boccia da bowling. Diciamo che potessi mettere il pallino in quel tiro, lo metterei lì tutta la vita. Sicuramente un po' più vicino lo metterei. Sì, ecco. Però qui in quella strada, ecco. Bricolla per De Bas. Questa allarga, ma vediamo l'impatto col pallino se ci sarà. C'è, allunga leggermente la traiettoria della biglia bianca, ma 3 punti per De Bas che fanno classifica e soprattutto lo portano a 38. Tra l'altro non credo veda qualcosa di frontale, dovrà andarci. Sì, ma è bello il giro a fermarsi lì, è di calcio, però senza effetto, sta caricando l'effetto, rischia il rimpallo così. O viene dall'alto e lo fa di scambio, così. Infatti.
bravo comunque. Sì, ha impostato una battuta alta per creare praticamente un giro di passaggio e ha controllato anche discretamente bene entrambe le biglie. La base va a vedere la battuta, l'uscita per la garuffa, la mezza garuffa. Effetto ore 10. Vedevo, se l'è andata a leggere proprio dritta, non ha impostato proprio una diagonale eccezionale. E qui nitidissima l'occasione per l'italiano, nei sogni anche una delle diagonali ottimali per fare strike, 2-2-8. Sarebbe il quarto strike di questo incontro. Taglia troppo. Allora, abbiamo il programma delle partite di domani. Allora, per le prime due saremo in diretta su Billiard Channel, quindi il nostro canale, alle 10.30 incominceremo la prima partita tra Camp e Abruzzese, la seconda partita prevista orientativamente alle ore 12 tra il campione del mondo in carica, Leandro Martinotti, contro Rocco Summa, una partita assolutamente di cartello. Poi alle 15 incominceranno le dirette della RAI, saranno ben 5 le dirette della RAI che partono dalle 15 e sono Vecchione Fioravanti contro Ingegneri, Berruti contro Shorup, Ciccolella contro De Bas, Max Gabel contro Davide Martinelli e Diego Capote contro Camp. Queste partite della RAI saranno trasmesse in diretta, noi faremo il commento, registreremo la partita con il nostro commento e poi appena finisce la partita pubblicheremo sul nostro canale chiaramente con il nostro commento. Finisce la partita, chiude con un po' di fortuna Girondino. Sì, ma mi mancavano 2 punti, aveva bevuto 8 punti mentre De Base, mentre tu raccontavi le partite di domani. Quindi ci vediamo domattina in diretta alle 10:30. Grazie davvero a tutti, grazie a te Gianluca di avermi fatto compagnia al commento. Sei sempre un socio affidabilissimo. Ringraziamo Mirko Bianchi alla regia e l'assistente di regia William Bardon, le responsabili della comunicazione Federica Ronchi e Valentina. E che dirci, è stata davvero una bella giornata, la prima giornata del 24esimo mondiale qui da Pistoia, su queste immagini finali della vittoria dell'italiano Girondino. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani alle 10:30. Buonanotte a tutti. Ciao.